Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché finalmente, dopo aver parlato delle armi, delle abilità, delle build dei vari personaggi, oggi possiamo parlare effettivamente di come funzionerà il combattimento all'interno del gioco. Ovviamente vi allegherò anche un paio di clip giusto per farvi vedere, effettivamente probabilmente le starete vedendo anche adesso a schermo, per farvi vedere come funziona effettivamente il combattimento, mentre invece adesso vi farò vedere degli screen che ovviamente sono preparati da me e con il mio pennarello virtuale, che non è una sconceria, non è una brutta cosa, vi farò vedere tutti i dettagli importanti che ovviamente potrete in un modo o nell'altro vedere nel gioco, quindi tutti i dettagli della battaglia che saranno presenti ovviamente all'interno della battaglia. Cominciamo parlando della composizione del team. Come potete notare, la composizione del team, come già detto nei precedenti video, sarà di 3 personaggi per ogni squadra. 3 personaggi per ogni squadra che in questo caso, come potete vedere, sono rappresentati da Cloud, Zack e Lucia. Questi 3 personaggi ovviamente come struttureranno il loro combattimento? Tutti gli attacchi fisici o magici che faranno saranno impostati automaticamente, anche perché, come potete notare, praticamente noi possiamo comandare un solo personaggio alla volta. Infatti in questo caso, come potete notare, il focus praticamente del nostro gioco è comandare Zack, quindi noi praticamente adesso abbiamo soltanto i comandi disponibili per quanto riguarda Zack, mentre invece sia Lucia che il nostro Cloud giocheranno autonomamente, quindi avranno praticamente la possibilità di giocare da soli. Noi invece avremo la possibilità di utilizzare tutte le skill di Zack. Come facciamo ovviamente a capire quale tipologia di skill e soprattutto come facciamo a riconoscere effettivamente tutto ciò che vi ho spiegato nei vari video? Allora, per quanto riguarda questa barra che vedete qui sopra, è praticamente la nostra barra TB. Barra TB che funziona esattamente come nei capitoli di Final Fantasy XIII, quindi si riempirà automaticamente e poi noi, in base alle abilità che andremo ad utilizzare, consumeremo le tacchette che vedete praticamente qua di barra TB. E come potete notare, ogni skill praticamente ha in cima alla sua iconcina il costo di barra ATB per utilizzare la suddetta tecnica. Quindi ogni tecnica avrà un costo e noi, quando raggiungeremo per l'appunto quel costo, potremo effettivamente effettuare quell'attacco. La barra ATB, come potete notare, si divide in 2 segmenti, perché il primo segmento, ovvero questo che vedete praticamente con 3 barre, verrà dato esclusivamente dall'arma. Infatti ci saranno delle armi che doneranno, ovviamente se equipaggiate come arma primaria, ci saranno delle armi che doneranno praticamente o 3 barre di ATB o addirittura anche 4, quelle soprattutto più forti e quelle diciamo un po' più potenti dal punto di vista di gameplay forniranno addirittura 4 barre ATB. Diciamo che il minimo sindacabile è 3, quindi noi avremo comunque un minimo di 3 barre fino a un massimo di 4. Questo perché è molto importante? Perché, come potete vedere, le varie tecniche consumano praticamente ATB sia per quanto riguarda la prima sezione che quanto riguarda la seconda sezione. Ora, in questo caso, per esempio Rapid Slash viene vista in questa maniera semplicemente perché la nostra barra ATB iniziale è di 3, perché se avessimo avuto una barra di 4 avremmo avuto praticamente la forma di 4 e poi praticamente 1 però riportato dall'altro lato. Per quanto riguarda le skill, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che le skill, come vi ho già detto nel video scorso, vengono date, alcune vengono date dalle armi, altre invece vengono sbloccate automaticamente dal personaggio man mano che avanzerà di livello e avremo modo di sbloccare i suoi nodi in particolare. Infatti, come potete notare, questa prima skill che vedete da qui davanti viene fornita dall'arma primaria. Quindi la prima skill che vedete praticamente qui è la skill che viene fornita dall'arma primaria.
Successivamente abbiamo in seconda posizione ovviamente la skill che viene fornita dall'arma secondaria, mentre invece tutte quelle che vedete sul secondo riquadro sono le skill che il nostro personaggio può apprendere con il suo power up, cioè con la crescita ovviamente dei livelli e anche delle caratteristiche che vedremo nel video di domani, dove vi farò vedere tutti i menu di gioco e soprattutto come potenziare armi e personaggi, che è molto importante. E queste saranno tutte abilità che verranno sbloccate man mano che il nostro personaggio avanzerà di livello. Altra cosa che ovviamente bisogna sottolineare sul combattimento sono i comandi da gioco mobile, ovvero l'auto battle e l'andare veloce. Quindi sono meccanismi che tutti quanti i giochi mobile praticamente possiedono. L'auto battle ovviamente è utilizzabile se dovete farmare o comunque dovete in un qualche modo ripetere uno stage per ottenere magari oggetti o ottenere altre robe, e poi il combattimento velocizzato che vi serve semplicemente per andare più avanti qualora lo desideriate. Sulla destra invece che cosa notate? Sulla destra notate una delle peculiarità praticamente del gioco. Come potete notare, in questo momento il nostro party assume la stance difensiva. Infatti, cliccando in questa in questa voce, che è praticamente lo switch che abbiamo la possibilità, questo qua ve lo sottolineo così lo potete vedere, questo qui praticamente rappresenta lo switch che ci consente praticamente di cambiare il nostro assetto, un pochettino come su Final Fantasy VII Remake, se ci fate caso, che avevate appunto l'assetto da combattimento e poi l'assetto di assalto, la modalità assalto. Anche qui abbiamo una cosa molto simile. Infatti abbiamo la stance difensiva, come potete notare, che praticamente ci consente di ridurre il danno fisico subito, ridurre il danno magico subito e aumentare l'efficacia delle cure, oppure cambiare poi successivamente nella stance offensiva e praticamente avere il contrario, quindi aumento del danno fisico, aumento del danno magico e diminuzione dell'efficacia della cura. Questo ovviamente serve per gestire il combattimento, perché il combattimento comunque verrà gestito in maniera autonoma per quanto riguarda ovviamente gli attacchi fisici, ma le abilità e tutto ciò che è possibile fare con il nostro party deve essere comunque gestito anche dal giocatore, anzi soprattutto dal giocatore. Infatti questa è una stance che solitamente si utilizza per tankare le ulti degli avversari, che serve in un qualche modo per cercare comunque di recuperare il vantaggio magari per dopo che appunto si sono persi degli HP in una situazione dove magari si è sbagliato a calcolare, quindi c'è in un modo o nell'altro bisogna difendersi, e quindi abbiamo la possibilità ovviamente di cambiare stance e difendersi. Altra cosa importante che ovviamente bisogna sottolineare è l'avversario. In questo caso è uno solo, è Reno, e come potete notare praticamente abbiamo il livello rappresentato dal nostro personaggio, la barra dei suoi HP, e poi qua abbiamo praticamente quella che è fondamentalmente la sua debolezza, che ovviamente viene rappresentata da attacco fisico, attacco magico, oppure l'elemento in questione, quando avremo la possibilità anche di notare gli elementi. Ora, come potete notare, qui abbiamo praticamente Zack che fa danni vento, qui abbiamo Blizzard che quindi fa danno a ghiaccio, la cura che è possibile appunto per curare solo se stesso, e poi abbiamo praticamente Rapid Slash e Ruin Blow, che sono praticamente due skill fisiche, però come potete notare una è magica e l'altra è fisica. Quindi bisogna anche poi vedere effettivamente come poter combinare le varie cose. Ora, in questo caso Reno, se non ricordo male, questo dovrebbe significare la debolezza sia a fisico che magico. Infatti, se notate i simboli, praticamente fisico e magico, e li sovrapponete, sono praticamente la stessa cosa. Anche perché appunto il personaggio, cioè o per meglio dire l'avversario, solitamente quando effettua la tecnica diventa debole a qualcosa nello specifico, mentre invece durante tutto il combattimento avrà la possibilità di essere colpito e di poter subire danni da tutti i nostri avversari. Effettivamente non c'è nient'altro che bisognerebbe dire del combattimento, perché in realtà, come detto in precedenza, il combattimento viene praticamente gestito automaticamente dall'intelligenza artificiale. Noi dovremo semplicemente cliccare sulle skill quando le avremo a disposizione tramite appunto le barre dell'ATB che si ricaricano, e poi possiamo premere sull'icona dei vari personaggi
personaggi per cambiare il nostro personaggio e magari fare delle tecniche predefinite, anche perché giustamente poi il nostro computer o comunque l'intelligenza artificiale farà giocare e combatterà a piena potenza o media potenza. Poi sicuramente potremo gestire noi l'intelligenza del nostro party, quindi renderlo magari più offensivo, renderlo più difensivo, eccetera eccetera. Su questo effettivamente non ho avuto conferma, perché non ho visto nessuno praticamente smanettare nel menu opzioni, quindi per me è difficile avere un'idea di questa cosa, ma sicuramente in live o in generale avrò modo di poter controllare e poi successivamente integrare magari con altri video. Per quanto riguarda il combattimento non c'è nient'altro da dire, effettivamente il combattimento su Ever Crisis è abbastanza semplice, è veramente semplice, bisogna coordinarsi bene, bisogna ovviamente ricaricare le barre qualora se ne abbia l'occasione e poi giustamente comporre il team migliore per riuscire successivamente a sconfiggere il nostro avversario. Detto questo, non c'è altro che effettivamente mi viene in mente da dire per quanto riguarda il combattimento. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente se ci sono delle cose che magari non avete capito o volete in un qualche modo che io vi possa rispondere sotto nei commenti. E per il resto noi ci becchiamo con il prossimo episodio. Bye bye!